siamo pronti con la presentazione. La presentazione di Francesca Rossi. Francesca Rossi, che io ho conosciuto tramite un'intervista rilasciata sul numero di marzo delle Scienze, la rivista scientifica delle Scienze. Questa intervista mi ha subito colpito per il tema delle ricerche che sta facendo, l'intelligenza artificiale, cioè queste macchine intelligenti che soprattutto negli ultimi 10-15 anni hanno avuto uno sviluppo impressionante e già oggi stanno sostituendo di fatto gli uomini, il lavoro dell'uomo, sia il lavoro manuale ma anche e soprattutto il lavoro cognitivo. E io penso che questo sia un tema, oltre che essere un tema interessantissimo dal punto scientifico, un tema dal punto di vista scientifico, un tema che apre anche un dibattito enorme su quello che ci aspetta, no? Francesca. Sì, allora, qui chiaramente il dibattito è molto acceso, l'avete visto su tanti giornali, riviste, social media, dappertutto, e quindi diciamo la mia intenzione è qui di parlarvi un po' in generale su cos'è veramente questa intelligenza artificiale, dove siamo arrivati e appunto che impatto ha nella vita di tutti i giorni e anche nel futuro. Allora, intanto da dove è nata questa intelligenza artificiale? Allora, intanto il termine intelligenza artificiale è stato coniato da una persona, che è questa persona che vedete lì con la camicia rossa, che si chiama John McCarthy, che nel 1956 si è incontrato con molte altre persone, che ce ne sono alcune, scienziati brillanti dell'epoca, questa è una foto di 50 anni dopo quell'incontro, e hanno deciso di passare del tempo a discutere insieme su come scrivere dei programmi per i computer che potessero risolvere problemi che noi normalmente associamo a un'idea di intelligenza negli umani. Per esempio, una cosa che volevano fare era vedere se era possibile provare dei nuovi teoremi matematici che prima non erano stati provati. Quindi, quindi l'idea dell'intelligenza artificiale, questo termine, da quel momento è sempre stata associata a questa cosa. Cos'è che per noi è l'intelligenza negli umani, soprattutto, e se le macchine la possono rappresentare, la possono effettivamente anche loro avere quel tipo di comportamento anche osservando quello che fanno. In realtà, se noi la andiamo a declinare un po' più in dettaglio, l'intelligenza artificiale è già nella nostra vita di tutti i giorni, in tantissime cose che noi facciamo, anche se non lo sappiamo e non la chiamiamo più intelligenza artificiale. Per esempio, ogni volta che paghiamo qualcosa con la nostra carta di credito, c'è un algoritmo di intelligenza artificiale che controlla e decide se quella transazione è, diciamo, trustable, cioè ci si può fidare, si può farla fare oppure no. Oppure ogni volta che usiamo il navigatore nella nostra macchina, l'algoritmo che decide qual è il modo migliore per andare da dove siamo a dove dobbiamo arrivare, la strada più corta oppure le altre caratteristiche che vogliamo di quella strada, è un algoritmo molto di base in qualunque libro di testo di intelligenza artificiale, si chiama ASTAR ed è un algoritmo appunto che è caratteristico proprio dell'intelligenza artificiale nel saper cercare in modo efficiente un percorso quando ce ne sono tantissimi in realtà a disposizione. Un'altra cosa, ogni volta che diciamo, usiamo questi spam filter che ci aiutano un po' a eliminare un po' delle email che non vogliamo, anche quello è basato sull'intelligenza artificiale. Ogni volta che usiamo la nostra macchina fotografica e quando facciamo le foto ai nostri amici ci viene fuori quel tipico riquadro verde intorno alla faccia di qualcuno, perché? Perché le macchine fotografiche hanno quasi tutte inserito un meccanismo di riconoscimento delle facce e quello è uno dei risultati dell'intelligenza artificiale. Qualcuno di voi potrebbe aver usato questo servizio di Google che permette di tradurre da un linguaggio a un altro per più di una settantina di linguaggi in modo non perfetto ma di alta qualità. Anche quello è basato su apprendimento automatico di tipo statistico, che è una delle tecniche principali dell'intelligenza artificiale. Ma anche quando facciamo una ricerca su web usando Google o qualunque altro motore di ricerca, anche lì usiamo l'intelligenza artificiale. Se qualcuno di voi sull'iPhone usa Siri, Siri si basa su un riconoscimento del parlato,
quando noi gli parliamo, capisce qual è la domanda che gli facciamo e risponde, non sempre, ma quasi sempre, insomma, in modo utile. Quando su Amazon o su altri siti dove noi compriamo le cose online, riceviamo dei suggerimenti su altre cose che potrebbero interessarci, anche quelli chiamati sistemi di raccomandazione di prodotti, sono basati su intelligenza artificiale. E poi chiaramente qui sono due foto, ma c'è tutta la branca della robotica che a parte è un po' umanoidi eccetera, ma insomma quindi che fa parte dell'intelligenza artificiale e che alcune cose magari non sono proprio della vita di tutti i giorni, come quei robot Spirit, Opportunity, Curiosity, che sono stati mandati su Marte per trovare delle tracce, esaminare le perdi eccetera, ma nella vita di tutti i giorni ci sono per esempio questi robot qui che gestiscono in modo completamente automatico dei grandi magazzini come quelli di Amazon, dove devono mettere insieme tutte le merci in uno scatolone che servono poi per essere mandate ai vari clienti. Quindi diciamo le applicazioni dell'intelligenza artificiale nella nostra vita di tutti i giorni sono veramente tantissime e questo ha generato negli ultimi anni un grandissimo interesse da parte di tante aziende che hanno investito molto in vari campi dell'intelligenza artificiale. Qui ci sono solo alcuni esempi. Microsoft per esempio ha un assistente personale simile a Siri chiamato Cortana. L'IBM, ma ne parleremo dopo, ha diciamo, sviluppato varie, diciamo, l'IBM non ha come suo core business chiaramente l'intelligenza artificiale, ma ha sempre cercato di porsi delle grandi sfide relative all'intelligenza artificiale, poi ne vedremo due, e le ha sempre passate, dimostrando appunto di essere in grado anche di avanzare e integrare varie parti dell'intelligenza artificiale per superare queste sfide. Una è quella degli scacchi, del gioco degli scacchi, poi ne parleremo più in fondo, e un'altra è quella di un gioco televisivo in cui hanno costruito un programma di computer che era potuto vincere contro gli umani. Facebook ha recentemente aperto un grande centro di ricerca solo dedicato all'intelligenza artificiale, poi appunto a Siri, ma soprattutto Google. Google anche lì apparentemente non ha come suo core business sviluppare intelligenza artificiale, ma in realtà ha investito tantissimo. Un esempio sono lo sforzo per costruire auto che guidano da sole, poi ne parleremo un po' meglio, ma anche Google ha acquistato nei recenti anni 14 aziende di robotica che fanno varie cose, quindi dimostrando veramente un grande interesse nel campo dell'intelligenza artificiale. Questo interesse è anche diciamo, molto dimostrato per esempio da questi nuovi corsi online, il primo corso online massivo, questi MOOC che si creano su certi temi, il primo che è stato fatto mi sembra nel 2011 sull'intelligenza artificiale aveva la partecipazione da tutto il mondo di circa 160.000 studenti, quindi per dimostrare che i giovani sono molto interessati a questi temi. Allora parliamo un po' di queste auto che guidano da sole, e di cui qui c'è un esempio della macchina di Google, ma ce ne sono tante altre aziende che le stanno sviluppando. La tecnologia è molto vicina per essere, diciamo, per far sì che le macchine possano essere mandate su strada senza problemi. Altri che le sviluppano sono la ditta che si chiama Tesla, che fa macchine elettriche, oppure anche Uber, che è una ditta che non provea macchine ma usa le auto per certi servizi. Quindi queste auto sono proprio un concentrato di intelligenza artificiale, perché una macchina per poter guidare da sola deve chiaramente vedere quello che c'è nell'ambiente intorno a lei, quindi deve poter vedere le linee sulle strade, deve poter vedere i segnali stradali, i semafori, deve poter vedere le altre macchine, i pedoni e eventuali ostacoli che ci sono in mezzo alla strada. E inoltre, dopo aver capito e visto tutto questo, la macchina di Google lo vede con questa girocamera qui, ma altre tecnologie si possono usare, dopo aver visto tutto questo deve anche saper predire cosa faranno tutte queste cose che sono intorno a lei, in particolare le altre auto e i pedoni, perché questa predizione deve essere accurata abbastanza per poi decidere qual è la prossima mossa da fare, se accelerare, se rallentare, no? E inoltre deve anche saper far fronte a situazioni non previste in un brevissimo tempo, come facciamo noi tutte le volte. Quindi diciamo, queste macchine di Google hanno già viaggiato tantissimo in California, in Nevada e in altri stati
degli Stati Uniti, e Google, le persone di Google sono sempre così, che dicono appunto che in tutte queste migliaia di chilometri che hanno fatto c'è stato un solo incidente, con cui è stata coinvolta una macchina di Google, e questo incidente è stato quando alla guida in realtà c'era l'umano, perché c'è sempre un umano dentro una macchina di Google, e non quando la guida era responsabilità dell'auto. Si stima che queste auto saranno molto più sicure delle auto guidate da noi, perché chiaramente la maggior parte, circa il 90% degli incidenti sulla strada avvengono per causa del guidatore, non perché noi guidiamo male, ma perché ci distraiamo, ci addormentiamo, facciamo text, chattiamo e parliamo con qualcun altro. Quindi, e circa, si stima che circa metà di queste vittime, che negli Stati Uniti più o meno sono 40.000 l'anno, potranno essere salvate da queste macchine che riescono a guidare da sole in modo molto più sicuro. Allora, passiamo invece a queste cose dell'IBM. Allora, la prima, una delle sfide che l'IBM si era sposta è quella di capire se si riusciva a creare un programma di computer che poteva vincere a scacchi contro il migliore umano che sapeva giocare a scacchi. E questa cosa, diciamo, questa idea era nata già tanto tempo prima, anche proprio all'inizio dell'intelligenza artificiale, ma solo nel 1997 l'IBM è riuscita a farla, questa cosa. Quindi questo programma chiamato Deep Blue ha vinto contro Garry Kasparov, che era a quel momento il campione mondiale di scacchi. E perché questa cosa, diciamo, ha un po' scioccato tante persone? Perché noi di solito associamo al saper giocare bene a scacchi un certo livello di intelligenza in un umano. Pensiamo che un umano che non abbia un'intelligenza molto sviluppata non sia in grado di capire come giocare bene a scacchi. Quindi il fatto che una macchina potesse giocare ancora meglio del migliore umano che c'era sulla Terra, che sapeva giocare a scacchi in quel momento, è stato veramente scioccante. E magari ritorneremo un po' meglio poi perché, diciamo, questa cosa non ci deve scioccare più di tanto in realtà. E perché non è poi così denominabile come intelligenza quello che di cui la macchina ha avuto bisogno effettivamente per raggiungere questo obiettivo. Un'altra cosa che vi dicevo che ha fatto l'IBM è questa sfida, c'è un gioco televisivo che si chiama Jeopardy in America, dove diciamo uno praticamente deve rispondere alle domande, non è proprio così, è il contrario, uno deve dare le domande e delle risposte, ma insomma facciamo conto che uno deve rispondere a delle domande su tante categorie della conoscenza umana, no? Come tanti giochi che abbiamo noi anche nelle nostre televisioni. E quindi loro, diciamo, questo programma chiamato Watson, nel 2011 è riuscito a vincere contro i campioni umani, le persone che sapevano giocare meglio a questo gioco. Allora, per saper giocare bene a questo gioco e vincere bisogna chiaramente saper interagire, qui non si vede, dice il conduttore, saper capire cosa dice il conduttore, la domanda che fa, quindi devi capire il parlato. Poi bisogna capire il significato di tantissimi libri, testi, eccetera, che parlano di tutti questi argomenti su cui ti possono fare domande. E poi bisogna anche saper capire quanto si è sicuri di poter dare la risposta corretta, perché a un certo punto durante il gioco bisogna anche scommettere i propri soldi che si è vinto, scommettere su quanto siamo sicuri che noi daremo la risposta corretta alla prossima domanda. Quindi ragionare con incertezza, capire la propria abilità di saper rispondere alle domande correttamente e riuscire a capire il testo, tantissimo testo, e da questo testo tirare fuori analogie, informazioni, cose che ci possono essere utili per rispondere alle domande. Quindi questa sfida appunto ha dimostrato che Watson ha saputo fare tutto questo ancora meglio degli umani, che erano così esperti, che vincevano da tanto tempo. E questo chiaramente ha sviluppato tutta una serie di tecnologie basate su Watson e di applicazioni che chiaramente sono su ambiti molto più importanti di vincere un gioco in televisione, come per esempio in ambito medico. Quindi adesso la tecnologia Watson viene sviluppata dall'IBM per aiutare i medici a decidere la diagnosi e la terapia migliore per situazioni anche difficili da capire.
vi potete immaginare che su certe malattie chiaramente ogni giorno ci sono articoli scientifici, testi che vengono fuori, e non si può immaginare che un singolo medico possa sapere tutte queste cose, che invece sarebbe molto meglio saperle per saper fare la diagnosi migliore. E quindi Watson aiuta i medici a prendere le decisioni migliori sulla diagnosi e sulla terapia proprio basandosi su questa sua capacità di saper capire il significato di tante cose testuali e associarle tra loro. Allora, avrete visto, adesso questi sono solo alcuni esempi, ma avrete visto che ultimamente appunto c'è una certa accelerazione su questi risultati e applicazioni dell'intelligenza artificiale. E uno dei motivi per cui c'è questa accelerazione è perché le macchine hanno un potere computazionale sempre crescente le aiuta. E questo potere computazionale è anche quello, per esempio, che ha aiutato le macchine, una macchina come Deep Blue, a vincere a scacchi contro Garry Kasparov, no? Perché noi pensiamo di aver bisogno di intelligenza, di intuizione per poter giocare bene a scacchi? Perché il nostro cervello non ha abbastanza potere computazionale da permetterci di esaminare tutte le possibili sequenze di mosse alternate tra noi e il nostro avversario per capire dove ci porteranno i termini del gioco, a vincere, a perdere, eccetera. Se noi lo sapessimo fare, e in quel tempo che ci è permesso per la mossa, allora noi sapremmo, senza bisogno di tanta intelligenza, qual è la mossa migliore. Sapremmo andando a vedere tutto e dove possiamo andare a finire. Siccome il nostro cervello non ha questo potere computazionale così amplificato, allora noi dobbiamo basarci su altre cose, sull'esperienza che abbiamo, sulla conoscenza dell'avversario, sulla nostra intuizione, su tutte cose a cui noi associamo l'idea di intelligenza. La macchina invece può basarsi su una potenza computazionale sempre crescente che gli permette molto meglio, non in modo completo, di fare questo tipo di ragionamento. Quindi diciamo, le macchine hanno questo aiuto che noi non abbiamo, e questo aiuto non solo ce l'hanno, ma gli cresce sempre secondo una legge che adesso vediamo un po' più in dettaglio, e cresce, diciamo, anno dopo anno, cresce in continuazione in modo esponenziale. Un'altra cosa che le macchine hanno è la disponibilità di grandi quantità di dati da usare come esempi per poi capire qual è ogni volta la decisione migliore da fare. Allora, andiamo a vedere prima di questa cosa della potenza computazionale. Qui c'è un grafico che fa vedere una crescita esponenziale, e questa crescita esponenziale si chiama, al solito segue una legge che si chiama legge di Moore. Gordon Moore era uno dei cofondatori dell'Intel, e nel 1965 lui aveva osservato che loro riuscivano a mettere il doppio del numero di transistor su un singolo chip ogni 18 mesi, quindi questo numero di transistor su un singolo chip raddoppiava ogni 18 mesi, e quindi la potenza di calcolo del computer raddoppiava ogni 18 mesi. Aveva predetto che per un po' di tempo questa legge sarebbe continuata. Quello che è sorprendente è che in effetti dal 1965 ad adesso, e tutto il mondo è cambiato dal 65 ad adesso, in realtà tutte le architetture dei calcolatori hanno seguito, continuato a seguire tuttora questa legge. Siamo arrivati al limite fisico anche della cosa, ma insomma è stato veramente sorprendente che finora si è sempre seguita quella legge. Quindi ogni 18 mesi, adesso a meno anche ogni anno, c'è questo raddoppio della potenza di calcolo dei computer, e quindi questa potenza di calcolo cresce appunto secondo questa legge, che è una legge esponenziale. Questa potenza di calcolo, vi ho detto, può essere usata per gestire grandi quantità di dati che possono essere utili alle macchine per capire come è fatto l'ambiente in cui si trovano a funzionare. E questi dati da dove vengono? Questi dati vengono da noi, perché noi siamo sempre più connessi a internet, ai social media e con tanti altri modi. Qui vedete un grafico che va a vedere la crescita della popolazione mondiale in verde, vedete che cresce in questo modo, ma la crescita della percentuale di popolazione che è connessa ad internet è molto più rapida, molto più ripida anche la crescita. E quindi si stima che adesso ci sono circa 2 miliardi di persone connesse ad internet, e nel 2020 si stima che ce ne saranno 5, più della metà della popolazione. Non solo, qui, aspetta, no,
Non solo, no, no, no. Beh, qui c'era un grafico che faceva, non so perché non si vede, ma faceva vedere che diciamo non solo le persone saranno connesse, ma saranno connesse anche le cose. Quindi c'è questo concetto che si chiama Internet of Things, cioè si stima per esempio che nel 2020 non solo 5 miliardi di persone saranno connesse a Internet, ma anche 50 miliardi di cose. E cosa sono queste cose che saranno connesse? Saranno il vostro orologio, saranno il vostro frigorifero, saranno il vostro, anche non so, le macchine, chiaramente le auto, o i semafori. Quindi tutte queste cose comunicheranno tra loro e con noi, e quindi renderanno disponibile un'altra grande quantità di dati. Era qui, non so se non si vede neanche. Vabbè, andiamo avanti. Allora, qui perché ho detto, allora, c'è una regola che dice ogni top deve contenere almeno una cosa di dati. Allora, vabbè, quindi, allora, qui perché l'ho messo? Perché, diciamo, le macchine cosa ci fanno con questa grande quantità di dati? Devono riuscire a capire come è fatto il mondo, perché poi se lo capiscono riescono a capire qual è la decisione migliore da prendere in tutte le situazioni che si trovano a affrontare. Allora, una delle cose che noi, per esempio, appunto, mettiamo su internet ogni giorno sono le foto. Per esempio, si stima che gli utenti Facebook finora abbiano fatto l'upload di circa 250 miliardi di foto. E ogni giorno, gli utenti Facebook come me, come voi, molti di voi sono sicuro, ogni giorno noi mettiamo 350 milioni di foto nuove su Facebook. Quindi vi rendete conto la grande quantità di foto. Se le macchine riuscissero a capire cosa c'è in queste foto, quindi non solo una sequenza di pixel, ma proprio cosa rappresentano, potrebbero capire tanto di cosa succede nel mondo. Ma questa è una cosa che non è facile per le macchine da fare. Quindi, per esempio, questa è una foto, se io ve la mostro, chiaramente voi, questo è il mio gatto qua, voi non lo conoscete, ma subito vedete un gatto. E perché vedete un gatto? Perché nella vostra vita avete visto tantissimi esempi, come questi qua, di un gatto, un altro gatto, uno che non è un gatto, e dopo aver visto un po' di questi esempi, voi avete un'idea abbastanza chiara, non c'è bisogno passare, non so, tanti anni. Dopo un po' avete capito come è fatto un gatto, e sia come lo mostro di fronte, sia come lo mostro di dietro, di lato, o sia come lo mostro così, capite come lo lì è un gatto. Ecco, le macchine devono capire questa cosa, e siamo noi che gli dobbiamo dare tutti questi esempi, dicendogli questo è un gatto, questo non è un gatto, questo sì, questo no, eccetera. Alcune foto chiaramente sono più semplici da capire una volta che la macchina ha capito che il gatto è fatto in un certo modo, ma altre foto sono meno semplici. Per esempio questa qui è una foto che ho fatto 2 mesi fa di fronte a casa mia. Io quest'anno abito a Boston, Boston ha avuto il record della neve quest'anno, e vedete voi in questa foto cosa vedete? Qua c'è una casa, c'è un albero, ma vedete anche una macchina. E la macchina quasi non si vede, la macchina, ma voi capite benissimo che lì sotto quella pila di neve c'è una macchina. Quindi potete immaginare che per un programma di computer invece non è così semplice capire che questa sequenza, questa, insomma, insieme di pixel c'è anche una macchina, perché in realtà non è così ovvio, anche se voi gli avete fatto vedere tanti esempi di macchine e non macchine. Quindi diciamo c'è tutta una serie di cose che rendono le macchine molto complementari a noi. Certe cose le macchine le sanno fare molto bene, molto meglio di noi. Altre cose invece noi le sappiamo fare molto meglio delle macchine, e quindi c'è questa idea di una complementarietà. Allora, nell'introduzione è stato citato questo fatto che le macchine stanno già prendendo alcuni dei nostri, sostituendoci in alcuni lavori, e soprattutto sostituendoci non solo i lavori manuali, come era stato già fatto durante la rivoluzione industriale, ma anche i lavori cognitivi, perché adesso le macchine sono anche in grado di fare questo. E soprattutto chiaramente i lavori di routine, dove noi sappiamo prevedere cos'è più o meno che deve essere fatto. Qui c'è un esempio di due robot che vengono normalmente usati nelle catene di montaggio e che riescono a fare quello che prima facevano gli umani in modo molto di alta qualità, costando molto meno chiaramente. Quindi diciamo c'è chiaramente un problema di macchine che riescono a sostituire gli umani, ma soprattutto in alcuni tipi di lavori, quelli di routine. Però diciamo che questo è successo anche con la rivoluzione industriale, tanti lavori manuali erano stati sostituiti dalle macchine, ma poi tanti altri lavori sono venuti fuori dove noi abbiamo scoperto di essere più adatti a fare quegli altri lavori piuttosto che quelli che facevamo prima.
Quindi sicuramente c'è un grande impatto sul mondo del lavoro, dal fatto di avere queste macchine che sanno anche effettuare lavori cognitivi oltre che manuali, ma diciamo c'è anche un grande, c'è bisogno di un grande sforzo di capire come evolvere la struttura anche economica della nostra società. E ci sono tanti economisti che si occupano appunto di questo impatto dell'intelligenza artificiale. Quindi in generale diciamo che qui volevo fare soprattutto il punto di questa complementarietà delle macchine e degli umani e sul fatto che in futuro noi saremo sempre più diciamo circondati e connessi con le macchine e nel fare questo noi dovremo aiutarle a fare quelle cose che loro non sanno fare bene, ma loro ci aiuteranno anche a fare tante cose, a salvare tante vite, a risolvere problemi che noi da soli non sappiamo risolvere, come la cura di malattie o come anche risolvere i problemi del pianeta, la sostenibilità, il cambiamento climatico, eccetera. E per fare però questa connessione così stretta c'è bisogno che le macchine, che noi ci fidiamo delle decisioni che prendono queste macchine. Quindi le macchine devono poter spiegarci perché suggeriscono o prendono certe decisioni e non altre, e noi dobbiamo fidarci che queste decisioni che loro prendono le prendano secondo dei principi etici, dei valori morali che non siano così distanti da quelli che seguiremo noi. Quindi ultimamente c'è tutto un lavoro dei ricercatori di intelligenza artificiale che cercano appunto di capire come inserire dentro la progettazione di macchine intelligenti non solo il raggiungimento di certi scopi nel modo migliore, ma anche farlo nel modo che segua certi principi etici che siano allineati con quelli degli umani. Quindi questa è anche una breve risposta a quello di cui mi sto occupando ultimamente. Niente, qui solamente se qualcuno vuole guardare alcuni libri che parlano di questo argomento di cui ho parlato, qui ce ne sono alcuni citati. Okay, grazie.